Grazie a Vincenzo e grazie anche ad Anna Maria. Sono, come dire, onorata, nel senso più sincero, più schietto del termine, di collaborare a questo progetto che credo molto importante, di dialogo tra la scuola e l'università, che credo sia molto importante. Io mi occupo di storia e sociologia della scienza e soprattutto da ormai diversi anni, da quando ho iniziato ad occuparmi di donne e scienza, di interazioni tra scienza e società, perché mi sono accorta che sia i miei studenti di filosofia e di educazione, sia gli studenti di scienze naturali, io tengo corsi sia per studenti del Dipartimento di Filosofia, per il Dipartimento di Educazione, ma anche per il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, parlare dei rapporti tra scienze e società è certamente importante e utile, ma ancora più importante è parlare di quelle interazioni che ci consentono di entrare dentro i fatti scientifici mentre si costruiscono. E questo, visto dal punto di vista della storia delle donne e dei rapporti tra genere e scienza, risulta particolarmente, come dire, ricco di stimoli e di casi, sia biografici che sociologici. Oggi ho deciso di intrecciare il tema delle donne e dei problemi tra ragazze e matematica, per esempio, ad altre questioni più generali che riguardano la scienza, perché penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che questo momento che stiamo vivendo ha portato al centro dell'attenzione definitivamente queste interazioni tra scienza e società. Questa slide mostra i problemi più importanti che stiamo affrontando, sia quello del cambiamento climatico, sia problemi come le epidemie di cancro oppure di Alzheimer che stanno colpendo porzioni sempre più alte della popolazione, sappiamo che sono problemi che non possiamo affrontare solo dal punto di vista scientifico né solo dal punto di vista politico, ma dobbiamo assolutamente cercare di affrontarli facendo interagire queste dimensioni diverse. Il caso del Covid naturalmente ha portato questa necessità di fare interagire meglio le scienze naturali con le scienze sociali all'attenzione di tutti quanti. Abbiamo visto come certamente la diffusione del vaccino sia stata determinante nel farci comprendere come comportarci anche, ma come il vaccino non sia sufficiente se non lo abbiniamo a tutta una serie di comportamenti e di strategie che riguardano non la scienza in quanto tale, ma il nostro come dire, comportamento di cittadine e di cittadini. Quindi io ritengo che questi siano come dire, temi importanti. Il tema di questa serie di lezioni proprio sulla interdisciplinarità credo che sia davvero molto importante e penso che sia a scuola che bisogna iniziare allenare, diciamo, le ragazze e i ragazzi a far interagire queste dimensioni diverse della cultura che sono spesso nei manuali presentate come culture separate. Le scienze naturali, le scienze cosiddette umane, le scienze sociali dovrebbero dialogare molto di più. Questo naturalmente ha a che fare con il problema dell'immagine della scienza che circola nella sfera pubblica, che spesso è questo, sono i due classici schemi del metodo induttivo e deduttivo che si trovano in molti manuali, certamente nella voce di Wikipedia sul metodo scientifico, non si trovano ormai più nella letteratura per la scuola, spesso per l'università, in lingua inglese. Io ritengo che queste, come dire, schematizzazioni, queste semplificazioni del metodo siano uno dei problemi con i quali noi ci confrontiamo, sia a scuola sia all'università. Le cose naturalmente sono molto più complicate di così. Immaginare che seguendo questi percorsi si possa arrivare a dei risultati verificati, oggettivi, veri, affidabili, replicabili è una semplificazione che nei casi come quello che stiamo appunto vivendo del Covid, porta alcune persone che hanno poca dimestichezza con il mondo della scienza, che è un mondo di incertezza da sempre, non un mondo di certezza, portano molti a rifiutare il mondo scientifico. Naturalmente a scuola quei schemi sono semplificati in vignette di questo tipo che hanno anche, come dire, un altro inconveniente, cioè fanno pensare spesso alle ragazze, come vedete in questa vignetta è un ragazzo non a caso a cimentarsi con il famoso metodo scientifico, che fanno pensare a chi non arriva alla fine, all'eureka, di non essere portato. Tutto questo, io lo sto schematizzando e riassumendo in pochissime parole, è stato studiato da un
una letteratura amplissima di psicologia sociale, per esempio, che ci dimostra che soprattutto le ragazze di fronte a queste immagini così rigide della scienza si sentono, come dire, allontanate, si sentono rifiutate. Come dire, se c'è un metodo che mi piace così richiamare e proporre è quello di un personaggio come Feynman, che non è certamente un personaggio facile e che penso che ancora una volta in questi tempi così complicati di rapporti tra scienza e società possa tornare utile. Questa sua frase famosissima, dalla scienza dovete imparare che si deve dubitare degli esperti, in effetti si potrebbe definire la scienza come la credenza nell'ignoranza degli esperti, è secondo me tornata di nuovo di grande attualità. Naturalmente, ritenere che la scienza sia la credenza nell'ignoranza degli esperti non vuole dire il rifiuto del dato, il rifiuto della expertise, il rifiuto come dire, dell'approfondimento e della voce dell'esperto. Significa che scienza è chiedere continuamente perché, non fermarsi mai di fronte alle risposte, non pensare che la scienza sia la risposta, sia la cultura della certezza. Gli scienziati e le scienziate sono abituati a convivere con l'incertezza e io ritengo, per esempio, che una cosa molto utile a scuola, almeno quella che io cerco di praticare con le mie studentesse e i miei studenti, è quella di leggere articoli scientifici. Se si mettono a confronto gli articoli scientifici con gli articoli della divulgazione o della stampa, ci si accorge subito come nell'articolo scientifico ci sia una ricchezza di condizionali, per quanto ne sappiamo ora, per quanto ci confermano i dati che abbiamo ora ci dicono che, e non di certezze. Tutto questo, consente ai ragazzi di, come dire, abituarsi ad avere fiducia in se stessi, in se stesse, nei propri dubbi e nei propri perché. Tutto questo richiede tempo, naturalmente, perché portare questo tipo di approccio in laboratorio o naturalmente in questi periodi, soprattutto all'aria aperta, richiede tantissimo tempo. E io penso che però sia comunque possibile applicarlo, per esempio, nell'osservazione delle immagini, e qui entriamo nel tema delle questioni di genere, che è assolutamente legato alle cose che vi stavo dicendo, nel senso che siamo abituati a pensare, in alcuni contesti più che in altri, che ci siano delle culture per maschi, delle culture per femmine, delle professioni maschili, delle professioni femminili. È evidente che la storia degli ultimi 50-100 anni ha smentito, queste, come dire, queste credenze, questi pregiudizi, che però noi abbiamo assorbito e che continuiamo ad assorbire attraverso, per esempio, questa iconografia. Queste sono parte delle pubblicità degli abiti che ho inserito così per ricordarci quanto fin da piccoli le bambine, piccole le bambine e i bambini siano sottoposti a queste immagini, per avventurieri, i maschi, per vere principesse, le femmine. Anche i testi sono ricchi di immagini stereotipate e sbagliate. Questa in basso, dove la signora apparecchia e il signore legge il giornale, tratta da un libro di scuola primaria ancora in uso. Questa pubblicità del progetto Erasmus, dove c'è un ragazzo che è l'evoluzione finale da Habilis a Sapiens, e naturalmente tutta quella serie di vignette che sono sbagliate non solo dal punto di vista scientifico, nel senso che l'evoluzione non è assolutamente orientata in questo modo, tantomeno da sinistra verso destra, ma in ogni caso, come vedete e come sapete, perché i libri sono pieni di queste immagini, pare che evolva sempre e soltanto l'uomo. Questi sono esempi banali per, come dire, richiamare alla nostra memoria il fatto che, nonostante appunto sappiamo che non esistono professioni più di altre per uomini o per donne, noi siamo continuamente, fin dall'infanzia, a scuola, ovunque, sottoposti a questi bombardamenti. Come navigare tra le fonti? È quello che, secondo me, o almeno quello che io dico ai miei studentesse e ai miei studenti, noi dobbiamo cercare di fare nelle nostre aule. Provare ad allenarci a riconoscere l'informazione, diciamo, la meno controversa per quanto possibile. Io ho messo qui i soliti Nature e Science, naturalmente BBC è un ottimo sito pieno di informazioni e di
servizi anche su questioni di donne, scienza, ragazze, matematica, molto ben fatti. Galileo è una testata in lingua italiana che secondo me è molto utile perché offre la rassegna scientifica della settimana, che è il punto di partenza per tante, come dire, scorribande nella letteratura scientifica, che sempre più spesso è in open source, quindi accessibile anche dalle nostre classi. Perché c'è un grosso, un enorme problema, come sappiamo bene, di circolazione di informazioni assolutamente non verificate che riguardano la scienza, ma certamente anche le donne nella scienza, che sono spesso, come dire, in siti internet, descritte come delle eroine, come delle martiri, e anche questo è un problema. È stato un problema in passato, descrivere gli scienziati come i nuovi sacerdoti del progresso, è certamente un problema per le immagini, per le donne che lavorano in ambito scientifico, essere continuamente legate a queste immagini così mitiche, diciamo, eroicizzanti. Vi segnalo questo sito, è curato dall'Università di Bologna, è un dizionario. Diciamo con molte centinaia di figure femminili attive in ambito scientifico negli ultimi secoli, con molti riferimenti bibliografici che sono un punto di partenza utile anche dalle nostre classi di scuola superiore, ma anche dalle medie, per possibili approfondimenti. Da dove iniziare una storia dei rapporti tra donna e scienza? Quindi dentro questo contesto di una scienza che non si presenta come appunto la cultura della certezza. La scienza è fortemente influenzata dai contesti nei quali si sviluppa, i contesti che la sostengono e quindi naturalmente valori condivisi entrano dentro ai fatti scientifici e orientano la scienza in una direzione oppure in un'altra. Con quali obiettivi occuparsi di rapporti tra donna e scienza? La mia proposta è quella di utilizzare certamente queste biografie, qui adesso vi ho così presentato tre donne notissime, Laura Bassi, che è stata la prima docente con una cattedra in una università europea, Marie Curie, una scienziata che addirittura ha avuto due Nobel, Rachel Carson, che è ritornata prepotentemente all'attenzione dei media perché è una delle prime naturaliste a porre con forza l'attenzione sul fatto che il DDT era una sostanza nociva che stava uccidendo insetti, uccelli e causando anche molte malattie agli umani. Queste voci vanno certamente recuperate ed è importantissimo occuparsi di storia delle donne nella scienza per ridare voce a queste donne che spesso vengono così utilizzate solo in alcune occasioni, poi, come dire, appunto trasformate in icone o eroicizzanti o altro. Ecco, a proposito, ho messo attenzione al Curie Complex perché ci sono molti studiosi che evidenziano questo problema, cioè se noi presentiamo in trasmissioni televisive, giornali, media, soltanto le eccezioni, soltanto donne straordinarie come Curie, le ragazze di oggi tendono a pensare che la scienza sia una professione, una pratica soltanto per persone eccezionali, il che naturalmente non è. Quindi questa storia delle donne nella scienza è certamente utile per capire meglio la storia della scienza, ma anche per capire il presente. E ho pensato di partire da questi dati di cui spesso si parla ogni volta che vengono pubblicati i risultati delle inchieste PISA o degli INVALSI, ritorna alla nostra attenzione questo problema dei rapporti tra ragazze e matematica, che in Italia è più grave che in altri paesi. Questo è un tema, secondo me, affrontabile in classe, intanto perché dà l'opportunità alle ragazze e ai ragazzi di andare in internet e di cercare fonti che sono utili certamente per questa questione, ma anche per molte altre. E poi perché imparano a confrontare i dati. Può essere, io credo, interessante per una ragazza che magari ha difficoltà
con la matematica, invece di negare il problema per leciti imbarazzi, perché non piace a nessuno naturalmente sentirsi in una condizione di, come dire, non eccellenza in una delle materie scolastiche, cercare di capire perché questo accade. E si scopre immediatamente che questo accade a moltissime ragazze di alcuni paesi e non di altri, di alcuni paesi più di altri. Questi sono gli ultimi dati PISA che, come dire, richiamano con forza l'attenzione, a questo tema, cioè esistono i cervelli femminili e maschili, a lungo. Ricca letteratura scientifica ci ha fatto credere che questo, fosse davvero, un tema della scienza, non lo era affatto, era più che altro un tema dei pregiudizi delle culture, di genere diffuse. L'Europa tra 8 e 900, negli ultimi decenni le neuroscienze hanno dimostrato che non esistono cervelli maschili o femminili, esistono cervelli plastici, cervelli sociali straordinariamente sensibili ai contesti nei quali nascono, crescono, imparano, si muovono. Questa letteratura che si trova in internet ci aiuta, per esempio, a decostruire un altro mito, quello del DNA, ancora una volta legato a pregiudizi di genere. Questi sono due documenti molto divertenti che si trovano in rete che secondo me potrebbero essere utili per attività in classe. Conta di più il DNA, il codice di avviamento postale, sempre ammesso che i giovani di oggi conoscano che cos'è il codice di avviamento postale, si può, come dire, lavorare su questi dati che mostrano come nel caso di Steve Jones, uno dei protagonisti del progetto Genoma Umano tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, dimostra attraverso dati come, per esempio a Glasgow, se qualcuno nasce in un quartiere ha un'aspettativa di vita che è di 10 o di 15 anni inferiore a qualcun altro che nasce in un altro quartiere di Glasgow, ovviamente a parità di DNA. Questo vale per la nostra aspettativa di vita, per il funzionamento delle nostre menti. Sto naturalmente richiamando fenomeni straordinariamente complessi in fretta per, ritornando a quello schema problematico e imbarazzante che ci ricorda come le ragazze, più dei ragazzi, abbiano dei problemi in matematica, per far capire che i contesti sociali sono quello che spiega, sono ciò che spiega le difficoltà di alcuni paesi, certamente come l'Italia, dal punto di vista, come dire, della performance delle ragazze in matematica. In questo grafico i ragazzi sono rappresentati dal pallino nero pieno, le ragazze da quel piccolo rombo vuoto. Come vedete ci sono parecchi paesi dove il rombo, è sotto al pallino, ma altri dove il rombo è sopra, quindi significa che le ragazze hanno delle performance in matematica migliori. In parecchi casi, le differenze sono statisticamente poco significative, in positivo e in negativo. E come vedete l'Italia, cerchiata da quel segno giallo, è il paese con la maggiore differenza tra maschi e femmine. Se noi compariamo questi dati con questo report che il World Economic Forum ormai da molti anni ci offre ogni anno e che misura, quantifica in qualche misura come dire, lo stato della parità di genere nelle diverse società è un indice che testa la situazione di 120-130 paesi del mondo, dove vedete che l'Italia è, per quanto concerne la parità tra donne e uomini, al 63° posto. E se voi andate a comparare il rendimento delle ragazze in matematica, buono, addirittura migliore dei ragazzi, e lo comparate con questo grafico che mostra qual è la situazione delle donne in questi paesi, voi vedete una corrispondenza francamente imbarazzante per paesi come l'Italia. In altre parole, in un paese dove si pensa ancora più o meno implicitamente che scienza e matematica siano culture per ragazzi e invece magari le scienze umane e sociali più per ragazze, fin da piccole si assorbe questa cultura che ci fa sentire insicure nei confronti della matematica, provare quell'ansia che gli esperti dicono le ragazze provano più dei ragazzi al momento della verifica, per esempio.
Questi sono moltissimi altri dati che naturalmente conoscete, oppure documenti che spiegano come gli stereotipi di genere uccidano il senso, la self-confidence delle ragazze, quindi influiscano sul rendimento scolastico. Anche questi sono tutti dati assolutamente accessibili, per chiunque e che aiutano a ragionare su come si legge un grafico, per esempio, su come comparare, situazioni di paesi diversi in tempi diversi, che credo possano, come dire, aiutare sia ad avere nei confronti del dato un rapporto più rilassato e sia ad affrontare questioni sociali e culturali attraverso strumenti scientifici, perché anche le questioni sociali e culturali sono quantificabili e ragionare su questi aspetti io credo che possa aiutare le ragazze e i ragazzi a, come dire, superare alcune difficoltà che possono avere nei confronti della scienza e della matematica. Per esempio, ricordando, e qui cominciamo ad entrare nella dimensione temporale, che le laureate, che ora sono quasi il 60% del totale dei laureati in Italia, hanno superato i laureati nel 91. È un processo assolutamente in crescita, che non ha subito frenate o contraccolpi, le laureate continuano a crescere. È una notizia di oggi, sono però un dato giornalistico, quello di oggi, 10 gennaio 22. Non abbiamo ancora dati definitivi, che purtroppo c'è stata una contrazione delle iscrizioni universitarie, lo scorso autunno, con un importante aumento delle iscrizioni delle ragazze nel settore informatico. Questo è un dato molto importante. Sarebbe interessante vedere, però, appunto, come vi dicevo, sono dati ancora non definitivi, quindi non li ho ancora scorporati tra maschi e femmine, se, come già accaduto nel 2008, le ragazze non hanno, come dire, smesso di iscriversi, come è accaduto nei maschi, per esempio, durante la crisi economica del 2008. Quando 10 anni fa c'è stata una forte contrazione delle iscrizioni universitarie, le ragazze hanno continuato a iscriversi all'università e quindi questo loro trend, come dire, positivo nei confronti della formazione è continuato ed è così rappresentato da questo grafico di lunghissimo periodo che vi mostra come le ragazze in Italia siano passate dall'esclusione dal mondo della formazione universitaria, un'esclusione pressoché totale fino alla Prima Guerra Mondiale, al sorpasso negli anni 90-91. Le ragazze sono rappresentate dalla colonnina blu, i ragazzi dalla colonnina azzurra. Come vedete, c'è la grande rincorsa tra gli anni 60 e gli anni 80, il sorpasso e poi, come vi dicevo, una crescita che è continuata anche in anni di contrazione di iscrizioni. Questo è un problema. Anche questo è un tema, io credo, interessante da affrontare in una classe. È un problema dal punto di vista economico, naturalmente, perché come sappiamo in Italia, dove abbiamo una bassa percentuale di popolazione giovane con una formazione universitaria, le donne, che sono quelle che studiano di più, hanno molte più difficoltà degli uomini a trovare un lavoro. Dopo la Romania siamo il paese europeo che ha la più bassa presenza femminile sul mercato del lavoro. Quindi se voi confrontate la, come dire, propensione delle giovani a studiare con quello che poi la società consente loro di rendere in termini di professionalità, da tutti i punti di vista, voi vedete che è un costo enorme, certamente un costo umano. Per esempio, Alma Laurea è una fonte molto interessante di dati su educazione e questioni di genere, è un costo economico. L'OECD, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, già da anni calcola quanto questa discriminazione di genere costi in termini di PIL ai paesi. È una discriminazione in termini di mancata innovazione, perché naturalmente, come dire, allontanare menti brillanti dalla scienza e dalla matematica e magari non consentire loro, quando anche invece ci si cimentano, di raggiungere il top della carriera, voi capite che è una enorme dispersione di energie in termini proprio di innovazione, di creatività scientifica. Vi ho segnalato questo articolo che è pubblicato sui Proceedings dell'Accademia Nazionale delle Scienze Americana, in open access. È una ricerca straordinaria, secondo me, dal punto di vista, come dire, sia qualitativo che quantitativo,
ecco perché condotta su 7 milioni e mezzo di milioni di profili di scienziate e di scienziati che hanno avuto una carriera tra gli anni 50 e oggi e che compara la possibilità delle donne di carriera mettendole in relazione con la loro produzione scientifica. Questi dati veramente, come dire, big data, dati quantitativi importanti, confermano tutta quella letteratura di storia, sociologia della scienza che ormai da 40-50 anni insiste moltissimo su questo tema della discriminazione delle donne in ambito scientifico. Naturalmente, come dire, se abbiamo sia dati quantitativi, sia i dati delle neuroscienze, sia i dati storiografici e sociologici, direi che ci sono tutti gli elementi per lavorare con ragazze e con ragazzi per smentire tutta una serie di luoghi comuni che invece continuano purtroppo ancora a circolare. Uno di questi luoghi comuni che ho pensato di così di offrirvi, ecco, uno dei problemi naturalmente di queste attività, peraltro io credo importantissime come questa, cioè di registrare le lezioni, naturalmente la mancata interazione, ma io sono poi eventualmente a disposizione se qualcuno di voi avesse curiosità per rispondere via email eventualmente. Uno dei temi che dicevo vi ho pensato di proporvi è questo, cioè si pensa come la scienza è controintuitiva, anche la storia è spesso controintuitiva, cioè noi siamo, come dire, forse per ragioni evolutive, propensi a pensare che la storia sia progressiva e lo pensiamo anche per quanto concerne le donne, cioè pensiamo che si tratti di tempo, che sia una questione di tempo. Purtroppo abbiamo una quantità veramente importante di casi, non solo quei dati quantitativi di cui vi dicevo poco fa, ma anche di casi biografici, che dimostrano che purtroppo non è questione di tempo. Il caso dell'Università di Bologna ve lo propongo non certo per questioni, come dire, di campanilismo, sentimento al quale sono del tutto immune, ma perché è uno dei più macroscopici. L'Università di Bologna, alla fine del Settecento, ha questi casi eccezionali di donne che, per ragioni che ora non ho tempo di approfondire, ottengono ruoli accademici remunerati, riconosciuti e importanti dentro l'università, ma finito questo momento legato a questioni politiche, sociali, contingenti, prima di avere poi altre donne dentro l'università bisognerà aspettare la fine dell'Ottocento e i dati del bilancio di genere dell'Università di Bologna di oggi sono assolutamente in linea con i dati di genere, del bilancio di genere di tutte le altre università italiane. Qui vi ho ritagliato solamente, anche questi sono tutti dati disponibili in internet, quindi i bilanci di genere delle aziende, per esempio, come delle università, sono luoghi interessanti su quali lavorare con ragazze e ragazzi in classe. Questo è, come dire, l'organico dell'Università di Bologna, la barra verde è quella degli uomini, naturalmente quella arancione delle donne e anche l'Università di Bologna ormai è passato il quarto di secolo dal sorpasso delle laureate sui laureati, quindi come vedete è ancora una situazione molto, molto problematica, che ha delle ricadute, sempre a proposito di dati. I confronti internazionali sono interessanti, adesso dobbiamo, come dire, sempre prendere con le dovute cautele questi rankings, queste quantificazioni, perché sono spesso controverse, però, come sapete, quest'ansia della verifica, quest'ansia delle graduatorie ha colpito un po' ogni settore, naturalmente l'università più di ogni altro settore, e l'Università di Bologna, che ha un forte problema in termini di parità di genere, è un forte problema non solo per le scienziate, ma in generale per le donne che ci lavorano a raggiungere il top della carriera, probabilmente paga questa frenata, come dire, questo spreco di creatività anche a livello internazionale. L'Università di Bologna, che è spesso giustamente ricordata come una delle prime in Italia in questi rankings, questo è quello del Times Higher Education, anche questo un ranking accessibile in internet, è molto interessante per i ragazzi perché li aiuta a capire un po' come funziona il mondo dell'educazione in Italia e altrove. Come vedete, pur tra le prime in Italia, è al 172esimo posto nel mondo, quindi per un paese che è tra i primi 10, diciamo almeno,
al mondo dal punto di vista industriale, questo la dice lunga sugli investimenti in ambito educativo e della ricerca. Sempre a proposito di scienza non progressiva, è interessante dare un'occhiata, di storia, scusate, non progressiva, dare un'occhiata al comportamento, diciamo, della donna come attore sociale tra 8 e 900. La prima generazione di laureati in Italia, al contrario di quanto si può pensare, ecco, qui vi ho messo anche i dati sull'analfabetismo, anche questi tutti i dati accessibili in internet che ci aiutano a contestualizzare la realtà di queste prime centinaia di donne che dagli anni 70 dell'Ottocento iniziano a studiare all'università, non più come eccezioni come nel Settecento, ma come donne normali, come me e molte. Molte che mi stanno ascoltando. Queste prime donne non si dirigono soltanto verso il settore umanistico. Come vedete qui, più del 30% si dirige verso la scienza, la medicina o entrambe. Molte di quelle prime laureate presero più di una laurea. Come mai in questi decenni che siamo abituati a pensare come il luogo in cui le donne, come dire, sono emarginate, e lo erano di fatto, però queste donne si cimentano, con le scienze? Beh, il contesto, ancora una volta, forse ci aiuta a capire come mai, queste donne della piccola, badate, non donne aristocratiche o dell'alta borghesia, spesso della piccola e media borghesia, che, decidono di studiare per ottenere una professione e l'indipendenza economica in un contesto in cui a livello europeo ovunque ha un grande successo questa letteratura divulgativa cosiddetta di scienza per tutti in tutte le lingue, sono attirate verso questi settori scientifici. I dati quantitativi ancora una volta ci confermano il fenomeno. Come vedete c'è queste sono le laureate in discipline scientifiche in Italia, come vedete c'è un picco dopo la Prima Guerra Mondiale. Le guerre mondiali, a proposito di rapporti tra scienza e società, sono due motori di fenomeni molto interessanti anche dal punto di vista dei rapporti tra donne e scienza. Le donne si iscrivono durante la Prima Guerra Mondiale alle facoltà scientifiche in numeri importanti, dopodiché tra fascismo, ma certamente soprattutto diffusione della cultura neoidealista, come vedete, si dirigono verso le discipline umanistiche e di nuovo però aumentano durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è un effetto guerra, un effetto Seconda Guerra Mondiale molto importante. Anche questo è un tema, a mio avviso, interessante da discutere e da trattare con i ragazzi in classe. Raramente quando si fa storia si entra dentro queste questioni, per esempio, della produzione dell'industria bellica, dove le donne furono veramente in prima linea, nel senso che con gli uomini al fronte furono loro a entrare nelle industrie, a produrre armamenti, entrarono nelle università, lasciate spesso sguarnite dagli uomini, e l'Istat, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, come vedete con grande enfasi, le femmine iscritte sono la linea tratteggiata, diciamo a puntini. Le ragazze si iscrivono in numeri importanti, come dire, libere dal controllo sociale che le teneva frenate, si iscrivono non solo in generale numerose all'università, ma in particolare, ho messo la slide più avanti, ma in particolare nei settori scientifici. Un'altra storia non progressiva interessantissima è naturalmente quella dei rapporti tra donne e computer science. Le donne lavorano così come nell'industria bellica, per esempio nel progetto Manhattan, un altro caso molto interessante da vedere con i ragazzi a proposito di Richard Feynman. Feynman è un personaggio interessante perché ci mette in crisi, è naturalmente un personaggio bizzarro che ci aiuta a guardare la scienza da un punto di vista mai conformista. Ma allo stesso tempo fu un convinto collaboratore del progetto Manhattan, quindi è impossibile mitizzarlo. Quindi prima ho scordato, come dire, di dirvi questa cosa, secondo me, importante. In quegli anni, a partire dal progetto Manhattan, le donne contribuiscono in modo importante allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica e poi computer science. Queste sono alcune protagoniste. Quella Anna Richardson sembra una modella, ma era un ingegnere dell'IBM. Questa Elsie Schatt invece è una imprenditrice privata che
nella sua azienda coinvolse solo donne, questi sono solo alcuni casi, sono numerosissime le donne che studiano in questo settore, questi sono dati della National Science Foundation che mostrano con la linea rossa come le donne si siano iscritte in massa nel settore della computer science fino alla metà degli anni Ottanta. Poi hanno abbandonato il settore. L'abbandono delle donne della computer science coincide con l'esplosione della cultura maschile, sulla quale non ho ovviamente tempo di soffermarmi, dei vari Bill Gates, Steve Jobs, una cultura che si costruisce nella sfera pubblica come maschile. Anche in Italia in realtà sono molte interessanti le donne che si occupano di computer science tra gli anni 50 e 60, ma che si sentono, come dire, a un certo punto spinte fuori nel momento in cui il settore diventa un settore di punta. Questi sono i dati cui vi accennavo prima, in questi anni 50 in cui le donne sono presenti anche nel mondo dell'informatica, come vedete, le iscritte al settore scientifico sono quasi il 32% del totale delle iscritte. Magari avessimo oggi un 32% di ragazze iscritte ai settori scientifici. E come vedete c'è un crollo. Nel momento in cui l'università si apre e diventa università di massa, le donne abbandonano la scienza e si dirigono verso le scienze sociali e le scienze umane, verso il terziario. Anche questo è un discorso complesso che qui posso solo accennare. Fonti molto interessanti per discutere con i ragazzi di questi temi sono queste inchieste della RAI del 1959 su donne e professioni scientifiche, anche queste accessibili in rete, che danno, come dire, l'idea di come per un attimo in Italia sia sembrato che le donne potessero entrare definitivamente alla pari nelle professioni anche scientifiche. Questa è una slide per mostrarvi in fretta come questa frenata ci sia stata anche dentro le università. Qui a sinistra vedete la crescita delle laureate, che è importantissima tra gli anni 60 e gli anni 80, che coincide con una crescita importante delle docenti, quindi delle scienziate, delle ricercatrici nelle università tra gli anni 60 e 80, ma poi a un continuo aumentare delle donne come laureate e anche come dottoresse di ricerca. Come vedete, non continua il successo delle docenti e delle ricercatrici, c'è una frenata. Questi fenomeni di frenata che sono studiati si verificano un po' ovunque, non solamente in Italia, a conferma di questo, come dire, grosso problema di discriminazione più o meno volontaria nei confronti delle donne. Un focus rapido sul settore medico-sanitario, perché ho pensato che in fondo quello che più attira le ragazze che continuano a studiare, questi sono gli ultimi dati di Alma Laurea, un altro sito molto interessante e aperto dove può essere utile entrare insieme alle ragazze e ai ragazzi per studiare dati e cercare di così capire fenomeni così complessi. Nel settore scientifico medico-sanitario il 74,4% dei laureati è donna, mentre invece se voi ancora una volta, dati disponibili pubblicamente attraverso il sito dell'università, andate a calcolare quante donne riescono ad arrivare professori di prima fascia nel settore medico, voi vedete che restano ferme a un 19% e le associate a un 33,7%. Questo è naturalmente un problema perché sappiamo dei forti legami tra università e ospedali, e quindi ci si chiede come queste progressioni di carriera siano, come dire, gestite. Anche questi temi, naturalmente una progressione che è complessa anche per le ragazze però che studiano le scienze umane. Vi ho aggiunto esatto questo dato sul settore delle donne che decidono di continuare la ricerca, di lavorare all'università. Se pensate che le laureate nel settore delle scienze filosofiche, storiche, pedagogiche hanno superato i laureati negli anni 30 e 40 in Italia, voi vedete come anche in questo settore all'università le donne facciano molta fatica
Che fare? Volevo chiudere sul che fare, ancora una volta richiamando campagne, molto interessanti, queste sono dell'UNESCO e delle Nazioni Unite, disponibili, tutti i progetti disponibili in rete, ricordando che questi problemi, di discriminazione di genere vanno spesso uniti a discriminazione razziale, discriminazione di classe e probabilmente andrebbero trattati, certamente, come dire, in dialogo con le bambine e le ragazze per motivarle, per incentivarle e sostenerle, ma soprattutto io penso che sia, come dire, tempo di parlarne in modo particolare con i bambini e con i ragazzi che spesso, soprattutto in età adolescenziale, per non essere esclusi dal gruppo, magari si sentono di dover, come dire, assumere atteggiamenti di un certo tipo nei confronti delle ragazze, convinti che questo li faccia apparire grandi. Ecco, smontare, decostruire questi luoghi comuni di cui gli stessi maschi sono vittime, naturalmente, io credo che possa, come dire, attraverso i dati, come avete visto, dati quantitativi, quindi dati che ci portano dentro il mondo della statistica, della matematica, e dati sociali, storici, culturali, io penso che possa essere utile per far dialogare meglio tra loro, ragazze e ragazzi, e allo stesso tempo aiutarli a non essere vittime dei molti stereotipi dentro i quali tutti ci siamo sentiti un po' bloccati da ragazze o da ragazzi. Io penso che un altro punto molto importante sia il dialogo tra scuola e università. Molte delle fonti che vi ho mostrato sono disponibili per chiunque in rete, altre magari no, e io penso che la scuola debba chiedere all'università, così come l'università deve chiedere alla scuola collaborazione per, come dire, anche dialogare su questi temi, che è importante, io penso, discutere anche quando ci mettono in imbarazzo. A me non piace per nulla, naturalmente, mostrare per esempio i dati del bilancio di genere della mia università, oppure mostrare continuamente questi dati INVALSI o PISA che mostrano così queste difficoltà delle donne che spesso sono percepite come, dire, naturali, ancora una volta. Questo aspetto, come dire, del navigare, dell'imparare a navigare nella rete, mi ha fatto così pensare di mostrarvi questa mappa dell'intolleranza per mostrare come attraverso, e qui è un tema che penso possa interessare molto le ragazze e i ragazzi delle scuole, anche medie, attraverso i social media, circoli una quantità di misoginia, oltre che di razzismo, veramente imbarazzante e inquietante. E questo, ancora una volta, è un tema che io penso possa avvicinare docenti e studenti. Infine, un flash sul linguaggio. Negli ultimi anni naturalmente si discute moltissimo di come chiamare le professioniste, se utilizzare il termine al maschile, oppure se declinare al femminile, la sindaca, la ministra, eccetera. L'Accademia delle Scienze ha un sito bellissimo, molto divertente, qui vi ho portato uno screenshot su il wifi o la wifi, l'importante è che funzioni, deve funzionare il wifi, ma deve funzionare anche la lingua. La lingua è, come dire, molto utile come strumento che ci aiuta a mettere in luce le discriminazioni. E quindi un altro elemento che io penso possa mettere in comunicazione, per esempio, gli insegnanti e le insegnanti di scienze e matematica con quelle di lingua. Lavorare sugli stereotipi nella lingua e nella scienza può, io credo, aiutare a realizzare attività un po' meno noiose per i ragazzi, soprattutto in questi tempi così complicati, che io temo ci vedranno ancora in diverse occasioni andare in DAD. Ho voluto chiudere sul motivare perché naturalmente quello di cui tutti abbiamo bisogno, non solamente i ragazzi e le ragazze, però io penso che ci sia un gran bisogno di motivarli entrambi. Io vi ho mostrato, come dire, i pregiudizi di genere che colpiscono di più le ragazze, ma i pregiudizi di genere colpiscono anche i ragazzi che sono spesso, come accennavo prima, un po', come dire, costretti a vestire delle maschere che non sempre sentono loro. Quindi, per esempio, ci sarebbe tutto il tema dei problemi che i ragazzi hanno nella comprensione della lingua, molto più che delle ragazze, ma quello eventualmente in un'altra occasione. Grazie.